Noi volevamo coinvolgere il Lungolago di Passignano in una giornata stupenda come quella di oggi, che apre una nuova edizione del Palio delle Barche di Passignano. E allora vogliamo un po' parlare con voi, sì, di Medioevo, ma in maniera davvero molto informale. Per farlo abbiamo due ospiti eccezionali che ci fanno un grande onore a essere qui presente. Qui subito alla mia destra Maurizio Calì, presidente dell'Associazione Culturale Italia Medievale, che è la prima e più grande associazione Italia. Di interesse medievale in Italia. Ancora più a destra il professor Franco Mezzanotte, storia medievale presso l'Università di Perugia, un nome che non ha bisogno di presentazioni in ambito perugino, una professionalità straordinaria. Cominciando, allora, non era mai riuscito a fare un convegno fuori, in genere i convegni si fanno dentro le sale, ti ascoltano in quattro e mezzo, i quattro che gli frega qualcosa, tutti gli altri, anche sindaco perché ci divertiamo. Tutti gli altri non gli può fregare di meno, non ci sono. Invece che ha detto Marzia con Jacopo, noi spostiamo una cosa, la portiamo fra le persone. Perché non la facciamo ai giardinetti, in mezzo alla gente, così almeno ci ascoltano e ci vedono tutti, un modo diverso per studiare la storia. E... non di studiare, sennò cambia tutti. No, vabbè. E emozionarsi, siamo vabbè, a tempo, perché scoprirete vabbè. Alla fine di questa esperienza che ci sono emozioni. Allora, quest'anno la parola che tu dici sempre è emozioni. Quindi brava. Per emozionarci insieme è un grande piacere, un grande onore avere questi due signori, questi nomi così illustri. Ok, grazie Marzia e Sermano Rossi, due ospiti e poi così cominciamo con loro. Due ospiti importanti perché da qualche anno, ripeto, e l'ho detto anche in conferenza stampa, parliamo di cultura, parliamo di Medioevo, parliamo delle tradizioni di Passignano e quindi credo che i due illustri ospiti insieme a Jacopo naturalmente ci potranno dare qualche indicazione, ci potranno suggerire qualche cosa e dare nuove notizie. Buon lavoro, grazie Ermanno Rossi, grazie sindaco. Allora Jacopo, entriamo nel... se lei vuole stare, guardi che io, anche se loro parlano di Medioevo, a me diverte. L'incontro di oggi è una conferenza, ma forse è meglio dire tavola rotonda, anche se già questo si presta subito a qualche equivoco. Un tavolino rotondo, ecco, quello di oggi è un tavolino rotondo. E quando abbiamo cominciato a parlare di questo incontro abbiamo discusso di qualche titolo, no, da dare e alla fine l'idea che ha avuto la meglio è stata quella di chiamarlo Non siamo mica nel Medioevo, perché alla fine, diciamola tutta, questa è un'espressione che ci capita di usare o quantomeno ci capita di sentire usare a proposito magari di notizie di cronaca che balzano agli occhi. Ma questa cosa, ma ti pare nel XXI secolo non siamo mica nel Medioevo, no? E così via. E in realtà questo mi ha dato lo spunto per riflettere su quanto ci sia, non tanto magari di Medioevo, ma di immaginario medievale nella nostra vita. Noi siamo uomini che abbiamo la passione del Medioevo, o esplicita come nel caso di chi come me, come il professor Mezzanotte, come Maurizio Calì, ha fatto della storia la propria professione, ma anche in maniera implicita noi siamo permeati di Medioevo. E io credo che una rappresentazione come il Palio delle Barche, il cui contenuto storico tutto sommato è ridotto, pur partendo da uno spunto specifico che è la famosa battaglia datata più o meno 1495, ecco, il Palio delle Barche è tutto sommato una manifestazione tangibile di questa passione, di questa emozione medievale. Allora, mi dice una cosa, nell'immaginario collettivo che cos'è Medioevo? Nell'immaginario, visto che lei se l'è fatta un'idea essendo ormai in tutta Italia. Ma allora, si va dal Medioevo dell'horror, quindi sangue, delitti, roghi delle streghe, battaglie, scontri, eccetera, al Medioevo invece è cortese, quello delle principesse, delle damigelle, delle liriche, dell'amor cortese, della musica. Quello che adesso va più di tutti è il Medioevo della gastronomia, e tu ne sai qualcosa. Sì, no, e fra l'altro i libri più venduti di cibo storico sono, ora, se esce un libro storico di Medioevo funziona, e le altre epoche ne interessano di meno, anche i romani, sì, anche sì. L'epoca però interiore. Adesso non c'è più una rievocazione che non presenti una cena medievale. Poi magari ci mangi le patate e la pasta col pomodoro. Meraviglioso, meraviglioso. Però è una cena medievale. Allora, professore, lei invece, da contraltare, quel microfono lì, sì.
da controaltare. Lui ha detto che cosa è nella percezione della gente medioevo, che cos'è se lei dovesse ricondurre medioevo periodo lunghissimo, in genere viene suddiviso in due periodi, almeno sotto l'aspetto sociale, una prima parte fino almeno a Carlo Magno e dopo da proseguire in avanti i comuni, ma ora non mi voglio addentrare in quello, ma secondo lei medioevo che cos'è quando non è il periodo buio? Tutt'altro, come è un periodo buio per chi non sa guardarci, per chi ci guarda ovviamente di buio non c'è niente. Lei ha citato Carlo Magno, io le do immediatamente un'altra, come dire, filo conduttore tra Carlo Magno e noi. Pensi all'Europa Unita, come è nata l'Europa. Quando nel 57 vennero firmati i trattati di Roma, i paesi che hanno firmato quel trattato erano esattamente, geograficamente, i paesi che costituivano l'impero carolingio. E da lì è rinata l'idea d'Europa, militarmente, da un certo punto di vista anche di organizzazione. L'idea di cultura dell'Europa è nata dai monaci, la rete dei monasteri benedettini. E siamo in età di Carlo Magno, un'età nella quale si ritiene che sia un momento oscuro. Beh, alla faccia del momento oscuro, la grafia che noi adoperiamo sui nostri giornali, con le nostre macchine da scrivere, è la grafia che è stata inventata da Carlo Magno. Cioè i caratteri, vuol dire, professore? I caratteri, è la carolina, è la scrittura carolina, la adoperiamo ancora oggi. Certo, se noi pensiamo al Medioevo con la linguaccia di Voltaire, perché è stato lui quello che ha, se mi consentite il termine, sputtanato il Medioevo. Io lo consentiamo, mi piace. Tutto quello che era negativo era medievale, una evoluzione che invece è tipica del Cinquecento, addirittura la seconda metà del 1500, che blocca la società, che blocca la struttura politica, che blocca la struttura organizzativa, è del Cinquecento e viene considerata medievale. Lei che a livello italiano vede, no? L'Italia medievale. La parola medioevo funziona, cioè diciamoci la verità, per fare 10.000 persone, ascolti ora, non voglio brutalizzare perché tanto se non parli semplice non capiscono, per vedere 8 persone in mezzo al lago che remano, pensateci, poi 40 ragazzi che portano sulle spalle una barca, sì 60 ragazzi che portano una barca, se non ci fosse stato da parte di chi l'ha inventato un'idea di primogenitura legata a una rivocazione storica, non fregherebbe niente a nessuno, perché in tanti fanno le sagre, ma le sagre ce vanno in 300. La verità purtroppo è questa, e in Italia tanti hanno usato questo codice. Beh, allora diciamo che voi avete la fortuna qui di avere un avvenimento storico reale, documentato, no? Sì, sì, datato. Sì, sì, il riferimento è specifico. E quindi sulla base di questo potete agganciare una manifestazione che è sportiva, rievocativa, ludica, ad un evento che si porta dietro il fascino di un'epoca storica. Ma non solo, oltre all'avvenimento ci sono le testimonianze architettoniche e artistiche, perché c'è comunque un impianto medievale del borgo antico che si vede, basta guardare, alzare gli occhi alla rocca, alle mura e alla torre e già uno ma si perché sente credi che la gente in Italia sia così affascinata quando vede cose legate al concetto medioevo? Beh, allora, negli ultimi anni c'è stato un fatto di moda. La moda è nata con Dan Brown, è nata già ancora con Umberto Eco e Il nome della rosa, è nata col cinema, con una serie di fattori. Poi la gente ha cominciato ad accorgersi che il Medioevo è in tutte le nostre città, in tutti i nostri borghi, in tutti i nostri paesi. È il periodo che ha visto l'Italia quale culla di cultura, d'arte, per tutta Europa, e quindi ha cominciato ad appassionarsene. E questo ha trasformato una moda in un sentimento diffuso. Professore, secondo lei virtuosamente tre cose che dovrebbero essere tenute in considerazione però quando si fa questo tipo di eventi a livello italiano, io non dico solo del palio delle parche. Intanto avere la coscienza, come è stato appena molto giustamente detto, della contemporaneità di un'azione che si è svolta nel passato, cioè noi parliamo ex post, sappiamo tutti com'è andata, sappiamo tutti com'è stata fatta. Oggi questa è ridiventata una gara, quindi non è sicuramente storia. Parte da un motivo storico molto preciso, che diventa in qualche modo una delle nostre radici e che viene trasferita nella realtà contemporanea sotto forma di una gara. Ora, ecco, il discorso che abbiano le scarpe da ginnastica o che abbiano la maglietta con lo sponsor o stampata con il laser, questo non significa niente, perché questo significa
ritornare con il pensiero, con il sentimento ad un momento che è stato drammatico. Questo è il primo punto. Il secondo punto, noi non abbiamo un solo angolo del nostro paese in cui un qualche avvenimento, una qualche testimonianza, un qualche accadimento nel Medioevo non ci sia stato. La nostra è una nazione di città molto antiche, che risalgono a prima di Cristo, talvolta 7-8 secoli prima di Cristo. Non sono molto le fondazioni medievali, ma anche quelle fondazioni medievali derivano da uno spostamento da un centro più antico, e già questo è un altro tipo di discorso che fare, imparare a conoscere il proprio territorio. Professore, la terza radice. Cosa che voleva dire, mi scusi qui laconico, la terza che voleva, ne ha dette due, la terza? La terza diventa un pochino più difficile perché diventa estremamente generale. Va avere bene. Coscienza di quello che noi facciamo e del perché lo facciamo. Cioè il Medioevo non è un qualcosa da mettere lì in fotografia, lo guardiamo, che bello, è chiuso, è finito, perché gli effetti del Medioevo durano a tutt'oggi, se non altro per come noi oggi siamo, deriviamo proprio da quel Medioevo. Allora guardi, proprio a tale Jacopo, c'è il sindaco vicino, ma perché i comuni non sono nati nel Medioevo? No, perché sta cosa... Dimmi la deriva dove... Mi stai guardando come a dire, ti devo domandare questa cosa, te ne devo domandare un'altra... No, no, è una domanda pertinente, direi che con Passignano cade anche a proposito, perché in effetti un borgo come Passignano, stando alle fonti che abbiamo a disposizione, va a nascere quando? Nel tardo Medioevo, diciamo nel XII secolo, e proprio nel momento in cui sostanzialmente Perugia diventa la Perugia che conosciamo, la Perugia del tardo Medioevo, che estende il proprio controllo anche su un territorio strategico come quello del lago Trasimeno, ed è un periodo quello dove le istituzioni cittadine, quindi in primo luogo il comune, no, hanno un loro sviluppo che poi sostanzialmente... Scusami, la funzione in quell'epoca, la vita, allora pensa, fammi il paragone perché mi piace riuscire a dare delle immagini, tipo Instagram, pubblichiamo, no? Allora dammi un'immagine medievale della vita del comune dell'epoca medievale e un'immagine di oggi, vediamo di darne almeno 3 o 4, cominciamo prima, vai! Beh, allora noi avremmo avuto per esempio probabilmente un signore del castello che per qualche ragione è titolato a mantenere il controllo militare, amministrativo e giudiziario, o solo una parte di questi controlli, dell'abitato. Un abitato che non è quello di oggi, è più piccolo, è probabilmente di poche centinaia di persone, e molto probabilmente, nonostante poi noi in scena durante il corteo storico del Palio delle Barche si mettano in mostra tutta una serie di nobili, vede la popolazione in realtà essere per lo più composta di pescatori. Dov'era il castello la sede? Il nucleo è quello del castello, allora, quello della Rocca. Prima immagine, lo mettiamo a cavallo o senza cavallo questo notabile? Non è detto che fosse a cavallo, ma sicuramente aveva la possibilità di comprarlo, che non è secondario. Allora lo mettiamo su Pinterest, così facciamo una bacheca. Pinterest fa immagine a cavallo, e oggi fotografia del pari ruolo chi sarebbe? Bah, il sindaco. Lo sapevo che cadeva. Vabbè, però così è troppo facile. Il sindaco che arriva, parcheggia l'auto ed entra all'interno del comune. Responsabilità non similare. Però no, si può salutare Ermanno senza tema di essere fatti inginocchiare. Ecco. Lo Ius Prime Notis c'era, scusa se banalizzo o no, professore, non c'era, anche questa è una cazzata. Assolutamente. Ok, no, se no Ermanno non era male come ruolo, Tutti quelli. Poi un'altra fotografia, dai. Ah, un'altra fotografia sarebbe stata ad esempio quella del pescatore che durante la Quaresima nel XIII e poi nel XIV secolo deve sforzarsi di pescare il più possibile, perché attenzione, Passignano durante la Quaresima deve fornire 5 quintali di lasche e 5 quintali di tinche a Perugia, e se non lo fa subisce un provvedimento disciplinare da Perugia. E non è tanto per dire, perché Perugia apre davvero questo tipo di procedimenti. Non era come i processi oggi che te non va a galera nessuno, lì a quel momento era un problema diverso. Si discute molto poco e si passa alla controffensiva. Fotografia, la mettiamo questa su Instagram. Plunk. E ora l'altra di oggi? E ora ad esempio una multa della municipale, si cerca di ragionare magari con il vigile se fosse possibile chiudere un occhio. Ecco, c'è questa terza immagine, ormai mi piace questa idea medioeva contemporaneità. Vediamo, una terza immagine, perché no? Una terza immagine è proprio quella del palio. Perché guardate, noi organizziamo il Palio delle Barche, ma il palio in quanto tale è un'invenzione tipicamente, se vogliamo, medievale. È vero, abbiamo anche dei precedenti in epoca antica, ma il Medioevo è, se vogliamo, la culla del torneo e della giostra. E guardate che è curioso, perché noi oggi, XXI secolo,
facciamo dei pali che chiamiamo medievali o medievaleggianti, e ci rifacciamo a quell'immaginario medievale di cui parlavo. Ecco, nel Medioevo facevano dei pali che erano ispirati a che cosa? Magari ai cicli arturiani o comunque all'immaginario... Ciclo arturiano che vuol dire? È un ciclo letterario creatosi in pieno Medioevo che si rifà da un punto di vista storico a... Esattamente. Me l'hai fatto, mia nonna deve capire, mi capisci? Ecco, ok, vai, sennò lei non capiva, vai. Esattamente. E quindi per dire che è vero che noi non siamo veramente medievali nel contenuto, ma nella forma, tutto sommato, andiamo a replicare lo stesso atteggiamento. Quindi foto del palio dell'epoca, un palio, una giostra di epoca medievale, vero? Ma perché no? Il palio delle barche di oggi. Ma perché no? Una giostra del Saracino, poniamo tardo medievale con il palio delle barche. Il palio di Siena. Assolutamente, cioè ricordiamoci sempre che gli uomini del Medioevo mica sapevano di vivere nel Medioevo, cioè era la loro contemporaneità così come oggi noi perché viviamo la nostra. La cosa che invece a me piacerebbe che avvenisse e che non avviene mai è che invece di usare il Medioevo per fare coreografia si facesse anche un pochino più di cultura dentro le rievocazioni. Chi ha un monumento lo facesse conoscere, chi ha una chiesa chiusa la riaprisse per l'occasione. Chi ha una rocca la fa visitare. Queste sono le cose che secondo me poi lasciano il segno nel tempo, perché la festa è una cosa di due giorni quando dura poco, sette giorni, dieci giorni, però è un appuntamento annuale. Il paese, la città, il borgo rimangono tutto l'anno, il loro patrimonio rimane tutto l'anno. E se il Medioevo serve a far conoscere questo patrimonio, la rievocazione medievale, allora ha raggiunto secondo me... Ascolti, dove sono i più attenti a ricostruire, al sud, al nord, ma al centro? Sono abbastanza ben disposti, perché per esempio c'è una rievocazione in Puglia, ce n'è più di una, a Taranto, ma anche a Bari, molto efficaci, con un coordinamento di gruppi storici tipo i Cavalieri delle Terre Tarantine, Strato, che sono molto rigorosi, che sono molto seri. Hanno grandi budget per fare queste cose, però? Allora, i budget sono importanti, senza i budget non si riesce a fare quasi niente, però molto fa anche la volontà dei singoli gruppi. È chiaro che per poter avere materiale valido bisogna investire. Se no tocca comprare i costumi da carnevale. Esatto. Professore, lei aborrisce quando vede una manifestazione storica? No. Ci va? Ecco, no, mi dice un po' qual è il suo atteggiamento. Ci vado, anzi la trovo estremamente istruttiva, anche perché in genere ci vado con le mie nepotine, e quindi diventa motivo di riflessione e di indicazione di come era effettivamente nella realtà e come per gioco questa realtà viene trasformata. Il professor Franco Mezzanotte, docente di storia medievale presso l'Università di Perugia. Maurizio Calì, presidente dell'Associazione Culturale Italia Medievale, venuto apposta da Milano. Venuto da Milano apposta per il palio delle barche, insomma, non ti muovi troppo spesso, no Maurizio? E ringrazio ovviamente tutti i presenti per essere venuti a questa apertura che si effettivamente voleva essere, credo sia stata sui generis rispetto alla tradizione, ma credo no, Ermano, ne sia valsa la pena. Assolutamente sì, credo che queste manifestazioni, ripeto, questi momenti devono essere ancora più approfonditi, come diceva il professore, perché credo, rileggendo un attimo la storia, possiamo trovare anche particolarità, altri eventi, altre situazioni che potremmo inserire sempre all'interno del palio delle barche, dei dieci giorni del palio delle barche. Grazie. Quindi... allora, gli interlocutori adesso ma non sono invitati a cena, almeno l'avete invitato. Ma certamente, no, sai, ma ci mancherebbe. Lo dica alla buono il latino, meraviglioso. Scrivilo, dov'è? Questo è un latino fatto in casa. Ah, l'ha fatto. Ubi manducatur, adeo conducetur. Per dirla in perugino, un due ce manduca, Dio ce conduca. Bene. L'amo, professore, mi piace. Grazie ai nostri interlocutori, grazie. A dopo per la cena.